video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo vestitino che ho deciso di chiamare Moonlight. È un vestito top down. Per poterlo realizzare io ho utilizzato il filato dell'Adrian Wool linea Ambient, che è questo filato che è formato dall'80% di cotone riciclato, 15% cotone e 5% altre fibre. Il colore che ho scelto io è il blu, però vi ricordo che ci sono altri anche colori. Infatti io questo filato l'ho già utilizzato per realizzare una giacchetta sempre top down con un punto molto simile a questo. Cambia leggermente una cosa che vi spiegherò dopo, quando vi spiegherò come realizzare il vestito. Voglio farvi vedere anche altri colori presenti sul sito Filati Elsa, tra cui potete scegliere, come questo qua, che appunto è quel pesco che ho utilizzato per la giacca. Potete scegliere invece per un beige o per un tortora, che è ancora un po' più scuro, oppure anche per questo violinaceo, quindi lilla scuro. Quindi veramente ci sono tantissimi colori da cui potete scegliere per realizzare questo vestitino. Vi ho lavorato sia con un cento del numero 4 che del 4,5. Questo abito è una taglia S e io ho utilizzato 400 grammi. Per una taglia M vi consiglio 500 grammi, 550 se volete farla un po' più larga. Per una taglia M invece vi consiglio 600-650 grammi. Se siete una taglia S ma la volete un po' più lunga il vestito, volete allargarlo un po', vi consiglio 450 grammi. Come vi dicevo, è una lavorazione top down, quindi si parte dall'alto e, come potete vedere, ha una particolarità: ha queste strisce di ventagli lavorate con tre maglie alte chiuse insieme sia nella parte centrale sul davanti sia nella parte laterale del vestito, da questa parte a quest'altro, e naturalmente lo teniamo anche dietro. Ma non solo, queste strisce le trovate anche qui sulle spalline, quindi è un punto che ricorda molto quello del tubino giglio grigio, però è possibile, è diverso, perché come vedete le strisce sono posizionate in maniera diversa e sono lavorate con un punto diverso. Però come il tubino grigio e come tutti gli altri vestiti che sto facendo fino adesso, ha la possibilità di fare degli aumenti. Infatti ho fatto degli aumenti e poter allargare il vestito per renderlo morbido o anche più largo, in modo tale da non farlo troppo a tubino. A me però sapete che mi piace tantissimo il vestito un po' più a tubino, che comunque segue le curve del corpo, quindi ed è per questo che ho iniziato a lavorare con il 4. Ho fatto gli aumenti per la parte superiore, sono andata a lavorare senza più aumenti per la vita, perché comunque è una vita stretta, e poi sono intorno, quando per arrivare ai fianchi, sono andata a fare degli aumenti, e nel video naturalmente vi spiegherò come si fanno questi aumenti. E inoltre, per averlo morbido qui, quindi non stretto come era il tubino giglio grigio, sono andata anche a cambiare uncinetto, passando appunto da quello del 4 a quello del 4,5, per poter allargare la lavorazione e avere la gonna comunque bella morbida e non stringente come il tubino grigio. Però voi potete fare ulteriori aumenti, potete passare a lavorare prima con un uncinetto più grande, in modo tale da avere qui il vestito ancora più largo e più comodo, se così possiamo dire. Quindi spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla. Se è così, poi come sempre mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che sul sito potrete poi acquistare anche il PDF di questa creazione, se volete, se non vi trovate a seguire il tutorial, quindi avrete il PDF che potete seguire le istruzioni. Un'altra cosa che voglio dirvi è che, se acquistate il filato, il PDF questa volta lo otterrete direttamente gratuito, se acquistate il mio filato appunto per realizzare questo vestito. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro vestito io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Wool linea Ambient, che vi ricordo è un misto di cotone, cotone riciclato e altre fibre. Le altre fibre servono per dare colore più colore al nostro filato a tinta unita. Vedete, ha queste sfumature molto belle, vi faccio vedere diversi filati, anche in questo blu si nota. Perfetto, allora io lavorerò con un cento numero 4, lavoreremo in top down e io ho montato 96 catenelle, e come circonferenza del collo per me va più che bene. Mi raccomando però, per chi vuole farla più larga, tenete presente che dovete andare a fare un aumento multiplo di 8, quindi 8-16. Questo perché potrete in questo modo avere poi due, se fate 8 aumenti, due maglie alte in più in ogni lato. I lati che andremo a fare sono 4, quindi 2, 4, 6, 8, ho diviso a seconda del lato, quindi dietro, avanti, le due maniche.
Quindi, se invece di 8 catenelle ve ne servono di più, ne metti 16 in modo tale da averne poi 4, 4, 4 e 4 maglie alte per ogni lato. Quindi tenete presente che dovete, rispetto alle mie, andate ad aumentare di 8, 16 e così via, basta che sia un multiplo di 8. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, una e due. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro sempre nella stessa catenella di base e vado a fare altre 3 maglie alte non chiuse, una, due e tre. Chiudo le 3 maglie alte insieme. Catenella di separazione, salto 2 catenelle e vado a fare un totale di 16 maglie alte, una in ogni catenella. Mi raccomando, per chi ha messo le catenelle in più, vado a mettere maglie alte in più. Quindi, se ha messo 8 catenelle in più, invece di 16 deve fare 18 maglie. Se invece ne ha messe 16 in più, invece di 16 maglie deve andare a fare 20. Quindi, io adesso vado a fare un totale di 16 maglie alte, una in ogni catenella. Realizzate le 16 maglie alte, andiamo a fare catenella di separazione e realizziamo il nostro secondo angolo. Saltiamo 2 catenelle, entriamo nella terza, andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse. Una, due, tre. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro, andiamo a fare di nuovo 3 maglie alte non chiuse. Una, due, tre. Chiudiamo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione, salto 2 catenelle e adesso vado a fare 22 maglie alte, una in ogni catenella. Mi raccomando, per chi ha fatto le catenelle in più, vado a montare delle maglie alte in più, quindi invece di 22, 24 o 26 a seconda di quante catenelle ha montato in più. Quindi salto 2 catenelle e inizio a fare la prima delle mie 22 maglie alte. Ho realizzato le 22 maglie alte e ora di andare a fare il nostro terzo angolo, quindi catenella di separazione, si saltano 2 catenelle, si entra nella terza e si vanno a fare 3 maglie alte non chiuse. Chiudiamo le 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, una e due, e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse all'interno della stessa catenella, quindi una, due e tre. Le chiudiamo insieme, catenella di separazione, saltiamo 2 catenelle e adesso andiamo a fare 16 maglie alte, una in ogni catenella, quindi saltiamo 2 catenelle, entriamo nella successiva e andiamo a fare 16 maglie alte. Mi raccomando, chi ha contato le maglie catenelle, chi ha fatto catenelle in più, vada a montare più maglie alte in base a quante catenelle ha messo. Quindi io adesso vado a fare di nuovo le 16 maglie alte. Le 16 maglie alte corrispondono ai lati delle maniche, cioè i lati, dobbiamo 22 maglie alte, corrispondono alla parte dietro e alla parte avanti della nostra, del nostro vestito. E quindi ho fatto le 16 catenelle maglie alte, vado a fare una catenella di separazione, salto 2 catenelle, di nuovo vado a fare il mio angolo, quindi 3 maglie alte non chiuse. Le chiudo insieme, 2 catenelle, prendo il filo, rientro di nuovo 3 maglie alte non chiuse. Le chiudo insieme, catenella di separazione, salto 2 catenelle e andiamo a fare le nostre ultime 22 maglie alte. Mi raccomando, come sempre, chi ne ha fatte, chi ha montato più catenelle, vado a fare più maglie alte. Noi andiamo a montare 22 maglie alte. Sto per terminare il giro, ho fatto le 22 maglie alte, vado a fare la catenella di separazione, entro dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassissima.
Ok, il giro che andremo a fare adesso sarà il giro che andrà ripetuto per tutto per tutti gli aumenti che dovremo fare. Quindi è un giro che si ripete sempre e vi faccio vedere come andarlo a fare. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di 2 catenelle e di nuovo da fare il mio ventaglio. Quindi 2 catenelle che sono la prima maglia alta non chiusa, rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 2 catenelle di separazione, si prende il filo, si rientra e si trova a fare 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3, e si chiudono le 3 maglie alte, catenella di separazione, e andiamo nella prima maglia alta e andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Questo serve per aumentare la nostra lavorazione, perché andremo ad allargarla. Adesso vado a fare altre 5 maglie alte, una sopra ogni maglia alta. Chi ha messo le catenelle in più o ne va a fare 6 se ha montato 8 catenelle, o ne va a fare 7 se ha montato 16 catenelle. Quindi una successiva, 2 successiva, 3 4 e 5. Ops. Prendo il filo, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, 1 2 e 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme. Mi raccomando, io qui non ho fatto alcuna catenella di separazione. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e di nuovo da fare 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme, prendo il filo, salto una maglia alta e vado a fare le mie 5 maglie alte, 6 se avete fatto 8 catenelle in più, 7 se ne avete fatto 16, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. E come vedete nell'ultima andiamo a fare il nostro aumento, quindi 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1 e 2. Catenella di separazione, andiamo nell'archetto di 2 catenelle, andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi 3 maglie alte non chiuse, 2 e 3. Chiudo le 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, e rientro altre 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione, e adesso ci troviamo sul davanti, quindi anche qui, o sul dietro, è uno dei lati, e quindi anche qui dobbiamo andare a separare le nostre maglie alte in modo da creare di nuovo anche lì il nostro ventaglio centrale. Quindi andiamo a fare la catenella di separazione, abbiamo fatta, andiamo nella prima maglia alta e andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Adesso devo andare a fare 8 maglie alte, mentre mi si raccomando, chi ha fatto più maglie alte deve andarne a fare o no, più catenella iniziale, deve andarne a fare o 9 o 10. Quindi andiamo a fare 8 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Prendiamo il filo, saltiamo una maglia alta, andiamo nella successiva e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3. Chiudiamo le 3 maglie alte insieme. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendiamo il filo, andiamo nella maglia alta successiva e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3, e chiudiamo le 3 maglie alte, saltiamo una maglia alta e adesso andiamo a fare le nostre 8 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
9 se avete fatto gli aumenti di 8 catenelle, 10 se avete fatto gli aumenti di 16 catenelle. Andiamo nell'ultima maglia alta e di nuovo andiamo a fare 2 maglie alte, una e due. Catenella di separazione, terzo angolo, e di nuovo entriamo nell'archetto di 2 catenelle, andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse, una, due, tre. Chiudiamo le 3 maglie alte. 2 catenelle, 1 e 2, rientriamo e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3. Chiudiamo le 3 maglie alte insieme. Catenella di separazione e di nuovo siamo all'altezza, siamo nel lato della manica, andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2 sopra la prima maglia alta. 5 maglie alte, una sopra ogni maglia alta. 1, 2 3, 4 e 5. Prendiamo il filo, saltiamo una maglia, andiamo in quella successiva e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte non chiuse. Una, rientro 2, rientro 3. Chiudo insieme 2 catenelle di separazione, vado nella maglia alta successiva e di nuovo 3 maglie alte non chiuse. Una, 2, 3. Chiudiamo le nostre 3 maglie alte. Prendo il filo, salto una maglia alta e vado a fare le mie 5 maglie alte. Una, 2, 3, 4 e 5. Quindi siamo arrivati dove abbiamo l'ultima maglia alta. Andiamo a fare 2 maglie alte. Una, 2. Catenella di separazione e siamo arrivati all'ultimo angolo, quindi entriamo nell'archetto di 2 catenelle e di nuovo andiamo a fare le nostre 3 maglie alte non chiuse, una, 2 e 3 e le chiudiamo insieme. 2 catenelle, rientriamo dentro e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, una, 2 e 3 e le chiudiamo insieme. Catenella di separazione e siamo andate sopra l'ultima, siamo arrivate al nostro ultimo lato. Quindi andiamo a fare 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una e due, 8 maglie alte, una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prendiamo il filo, andiamo nella maglia alta successiva e andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse. Una, 2, scusatemi, no, ho sbagliato. Prendiamo il filo, saltiamo una maglia, andiamo nella maglia alta successiva e andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse. Una, 2, 3. Chiudo le 3 maglie alte. 2 catenelle di separazione, salto, vado nella maglia alta successiva e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, una, 2 e 3. Chiudo le 3 maglie alte, salto una maglia alta e andiamo a fare le nostre 8 maglie alte, una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Siamo così arrivati all'ultima maglia alta, andiamo a fare 2 maglie alte, una e 2. Catenella di separazione, andiamo dove abbiamo le nostre 3 maglie alte chiuse insieme e andiamo a fare una maglia bassissima. Quindi, come vedete, stiamo realizzando il collo, la parte superiore della nostra, del nostro vestito. Adesso vi faccio rivedere un attimo come continuare la lavorazione, giusto la prima parte per farvi capire bene come procedere, ricordando sempre che adesso noi faremo sempre aumenti. Io continuerò a fare gli aumenti e poi vi dirò anche come si smette, ma è semplicissimo, perché per smettere di fare gli aumenti basterà fare sempre non più 2 maglie alte,
sopra la prima e l'ultima maglia alta, ma soltanto una maglia alta. Quindi però noi adesso dobbiamo continuare ad allargare la lavorazione, quindi continueremo a fare gli aumenti. Quindi con una maglia bassissima mi porto nell'archetto e di modo a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, 2 catenelle di separazione, rientro altre 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3, catenella di separazione e vado a fare 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1 e 2, una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare al nostro ventaglio successivo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, scusate, 6, scusatemi, 6, e quindi adesso ci ritroviamo di nuovo davanti al ventaglio. Mi raccomando, una cosa che dovete tenere presente: quando ci troviamo negli angoli dobbiamo fare una catenella prima e dopo l'angolo, ma quando ci troviamo invece nel ventaglio che divide la nostra parte avanti e la dietro e le maniche, non dobbiamo andare a fare alcuna catenella di separazione. Quindi prendiamo direttamente il filo e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte non chiuse all'interno dell'archetto di 2 catenelle. Le chiudo, 2 catenelle di separazione, rientro altre 3 maglie alte non chiuse. Chiudo insieme le 3 maglie alte e adesso di nuovo una maglia alta sopra le 6 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e andiamo di nuovo a fare 2 maglie alte sopra la prima e sopra l'ultima maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia da capo. Quindi, come vi ho detto, io adesso continuerò a fare gli aumenti per allargare la mia lavorazione in modo da poter ottenere poi di mettere i marcatori e avere le mie maniche, la parte avanti e la parte dietro. Per smettere di fare gli aumenti, ricordate che non dovete più andare a fare 2 maglie alte sopra la prima e l'ultima maglia alta, ma soltanto una maglia alta, e questo è valido per tutti i giri. Io adesso continuerò la lavorazione, quindi vi dirò alla fine quante volte, quanti giri ho fatto con gli aumenti e quando mi sono andata a fermare. Allora, io ho fatto un totale di 10 giri e sono andata a mettere il marcatore, ma vi dico già che all'ottavo giro, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non ho più fatti aumenti nella parte delle maniche. Per non fare più aumenti, quando nella striscia di maglie alte vi trovate nella striscia di maglie alte della manica, non dovete fare più 2 maglie alte ad inizio e a fine giro, ma soltanto una maglia alta sopra ogni maglia alta, mentre ho continuato a fare gli aumenti sia sul pezzo davanti che sul pezzo dietro, quindi facendo sempre 2 maglie alte nella prima maglia alta, 2 maglie alte nell'ultima maglia alta, mentre, come vi ho detto, da entrambe le maniche, quindi da questa qui, non ho fatto aumenti. Ho fatto gli ultimi 2 giri gli aumenti solo avanti e dietro, e a questo punto, come lunghezza, per me va bene, sono andata a mettere anche i marcatori. Ora, per le taglie più grandi, secondo me, per una taglia M dovete fare almeno 10 giri continuando a fare gli aumenti sia sulle maniche che sul pezzo davanti, e poi fare almeno altri 2 giri, forse anche 3, di aumenti solo sul davanti. Mi raccomando, voi arrivate al 10° giro, iniziate a mettere i marcatori e a vedere se come larghezza e lunghezza andate bene, cosa dovete ancora allargare. Stessa cosa taglia M, taglia L. Per una taglia L io consiglio di arrivare almeno a fare 12 giri di aumenti, mettere i marcatori e da quel punto riuscire a capire se continuare con gli aumenti da entrambi i lati o soltanto sul davanti e sul dietro, e poi mettere di nuovo i marcatori per vedere fino a che punto continua la lavorazione prima di andare poi a lavorare il corpo della maglietta. Per mettere i marcatori io naturalmente li ho messi negli angoli, vedete, ho piegato gli angoli e li ho messi nelle 2 catenelle del ventaglio.
E a questo punto vi faccio subito vedere come passare da una parte all'altra del corpo, perché io naturalmente chiudevo il giro proprio in uno degli angoli. Quindi vedete, io qua ho la chiusura del giro, qui ho la manica e dietro ho di nuovo la mia lavorazione. Quindi andiamo a lavorare in questa maniera. Con una maglia bassissima mi porto sempre all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, rientro, cioè 2 catenelle che sono mia prima maglia alta non chiusa, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, chiudo, vado a fare 2 catenelle e poi vado direttamente nell'angolo successivo e di nuovo vado a fare 3 maglie alte non chiuse, 2 e 3. E le chiudo, catenella di separazione, mi trovo di nuovo a questo punto nella parte dietro. Io voglio fare un altro giro di aumenti, quindi continuerò di nuovo a fare 2 maglie alte, 1 e 2 nella prima maglia alta e poi proseguirò senza più aumenti, andando a farlo direttamente qui prima di ritrovarmi nell'altro angolo dove vi farò vedere come fare l'aumento, rifare l'angolo e poi andare alla parte dietro. Nelle poi giri successivi non farò più aumenti, quindi rifarò una maglia alta sopra ogni maglia alta senza più fare aumenti finché non arriverò, penso, all'altezza dei fianchi. A quel punto sicuramente farò un giro con aumenti e vi farò vedere come poterlo fare. Quindi adesso continuo a lavorare normalmente fino ad arrivare all'altro marcatore e farvi vedere di nuovo l'aumento e come passare dal dietro al davanti. Quindi sono arrivata vicino all'altro marcatore, ho l'ultima maglia alta, vado a fare 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, entro nell'archetto del davanti 2 catenelle, vado a fare 3 maglie alte non chiuse, 1 2 3. Chiudo insieme 2 catenelle, vado direttamente nell'archetto del 2 catenelle del davanti e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, 1 2 e 3. Catenella di separazione e di nuovo ho la prima maglia alta e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, e una maglia alta sopra ogni maglia alta. Continuerò il giro e naturalmente terminerò qui facendo 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, catenella di separazione, ed entrerò nell'archetto, entrerò nelle tre maglie alte chiuse insieme facendo una maglia bassissima. Poi con una maglia bassissima mi porterò nell'archetto di 2 catenelle e comincerò a lavorare normalmente facendo sempre il mio ventaglio, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte chiuse insieme e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta. Se non devo fare più aumenti, se invece voi avete necessità di fare qualche altro giro di aumenti, fateli normalmente. Io, come vi ho detto, continuerò senza fare più aumenti fino ad arrivare, penso, all'altezza fianchi e a quel punto forse fare qualche aumento. Gli aumenti, sempre come abbiamo detto, si fanno sempre con 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, non al centro qui dove stiamo lavorando, quindi neanche qua dietro, ma sempre di lato. Ho terminato di lavorare la lunghezza del mio vestito e vi dirò che io al giro 20, al giro 23 e al giro 27 sono andata a fare i miei aumenti facendo, come vi ho detto, 2 maglie alte nella prima maglia alta e nell'ultima maglia alta, sia avanti che dietro, quindi sempre di lato, mai sul davanti. Ripeto, ho fatto gli aumenti al 20esimo, al 23esimo e al 27esimo giro, e dal 27esimo giro sono andata a lavorare con l'uncinetto del numero 4,5 per allargare ulteriormente il mio vestito senza però fare più aumenti, perché non mi serviva farlo ancora più largo ma solo più morbido. Quindi invece di fare un ulteriore aumento ho deciso di andare a lavorare con l'uncinetto del 4,5 per averlo più morbido. In totale io ho realizzato circa 44 giri di lunghezza, e come lunghezza per me ci siamo, quindi il mio vestito è terminato.